senza bavaglio, informazione libera, sempre. Senta, volevamo farle una domanda, abbiamo l'occasione di intervistare le varie forze politiche, tra cui lei come 5 Stelle. Intanto abbiamo notato un fatto, voi avete tante volte, almeno a parole, combattuto l'idea di casta, però vediamo tanti consiglieri regionali di 5 Stelle con autisti, portaborse, il codazzo, tipico della casta. No, hai sbagliato, diciamo, partito quantomeno. Comunque... Ci sono e ce li avete, vi vedo camminare... Col codazzo. Io no, non ho né il collaboratore né l'autista, ma credo che nessuno di noi abbia l'autista, diciamo, ecco, non mi risulta. Personale ce l'ha. Vabbè, infatti. Vabbè, ma il personale è del gruppo, diciamo, è come tutti, c'è l'ufficio legislativo, però, l'ufficio della comunicazione. Fico diceva di andare in bus, voleva andare come presidente della Camera in bus, e voi usate. L'autista? Il bus lo porto, assolutamente no. Io non ho, viaggio sempre da solo, ecco, non ho neanche il collaboratore personale, quindi diciamo, ecco, più parsimonioso di me è difficilmente. Va bene, parliamo. Hai sbagliato, diciamo. Va bene. Consigliere. E allora, parliamo della vicenda Ilva, parliamo della vicenda TAP. Consigliere Conca, promesse di marinaio miseramente tradite. Ma guarda, io non... La guerra alla TAP, la guerra all'Ilva e poi si dice non possiamo fare nulla. Sì, ma il problema è che hai nominato due argomenti che prescindono dalle competenze di un consigliere regionale. Io non ho... Come vi rapportate con il partito? Con il governo, meglio. Il governo è autonomo e sta, ieri si sono incontrati, diciamo, alcuni consiglieri e parlamentari per discutere della questione TAP. E l'Ilva? Chiusura delle fonti programmate, delle fonti inquinanti e riconversione, nulla. Parole al vento. Io mi auguro che loro lo facciano presto, perché io lo auspico. E, queste sono promesse così. Ma ho capito, ma io, se il tradimento c'è stato, non possiamo negarlo. Guarda, io non so se tradimento, perché lì era tutto in piedi ed era cioè andava avanti da 5 anni e probabilmente io non ho letto. Sono state belle parole per irretire gli elettori e fare incetta di voti. Quando voglio dire, hanno fatto chiuso l'accordo. Io ho modificato l'immagine del mio profilo mettendo Ilva chiusa, perché per me l'Ilva deve essere... Allora per coerenza dovrebbe lasciare il movimento. Beh, ho capito, ma l'Ilva rimane aperta. Io diciamo che lei ha un partito che non rispetta più la sua idea, se ne esce. Ma guarda che se tu poi mi trovassi un partito dove tutti hanno la stessa idea su tutto, allora me lo consigli? Vabbè, non è questo. Intanto uno si dichiara indipendente. Ma voglio dire, io mi devo preoccupare di quella che è la mia azione politica a livello regionale e devo essere coerente con le cose che io faccio. Se devo essere coerente con tutto ciò che si fa in Europa, con tutto ciò che si fa nei comuni, con tutto ciò che si fa in uno Stato, è chiaro che non troverò mai il partito, a meno che non me lo faccio io e so solo io. Comunque il principio uno vale uno, nei 5 Stelle non vale più. Ma oggi ho visto che ti sei messo. Proprio... No, cioè, perché come voi, come voi in campagna elettorale sapevate predicare, ora si ribalta la frittata. Bene, ma ecco, Parmenide diceva che è tutto in divenire e quindi anche evidentemente la struttura di un movimento che diventa... Quello era Eraclito, Pantarei. Ma anche Parmenide. Bene, vabbè. Lo diceva, l'ho studiato in filosofia. Che ti devo dire? Vediamo. No, ci sarà altro tempo. Buon lavoro, consigliere. A te, ciao. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.